la Via Crucis. Prima la lettura del Vangelo a Betfage, in un clima di festa dove preghiere, canti, il suono delle campane, dei colpi dei bastoni dei kawas si sono fusi. Poi una grande processione, come ogni anno, si è avviata lungo la discesa che dal Monte degli Ulivi conduce alla Porta dei Leoni. Ripercorre e celebra l'entrata in città di Gesù a dorso di un asino accolto da una folla che lo osannava e salutava agitando rami di palma. Così domenica scorsa, la Domenica delle Palme, ha avuto inizio la Settimana Santa a Gerusalemme e le celebrazioni liturgiche che la contraddistinguono. Sono giorni nei quali decine di migliaia di fedeli e pellegrini affollano le chiese, le basiliche e i luoghi dei racconti narrati dai Vangeli. Ieri, giovedì, nella Basilica del Santo Sepolcro, il rito della lavanda dei piedi. L'arcivescovo di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, ha lavato i piedi di alcuni frati francescani, ripetendo il gesto che Gesù compì durante l'ultima cena. Oggi, a mezzogiorno, come voluto dal lontano 1880 dai francescani, la Via Crucis, il percorso di fede e di devozione lungo la Via Dolorosa, le 14 stazioni che si concludono proprio nella Basilica del Santo Sepolcro. Mentre la Pasqua delle chiese di rito ortodosso verrà celebrata la prossima settimana, quella ebraica ha avuto inizio poche ore fa e durerà per 7 giorni, fino a venerdì prossimo. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Era il 19 marzo 2013. Papa Francesco era stato eletto da pochi giorni e tenne l'omelia su San Giuseppe, il custode di Maria e di Gesù. Il suo stile era fatto di di silenzio, di presenza costante e di fedeltà totale. Nella Via Crucis che stiamo per iniziare sarà costante il riferimento al dono di essere custoditi dall'amore di Dio, in particolare da Gesù Crocifisso, e al compito di essere a nostra volta custodi per amore dell'intera creazione di ogni persona, specie di quella più povera, di noi stessi, delle nostre famiglie, per far risplendere la stella della speranza. Vogliamo partecipare a questa Via Crucis in profonda intimità con Gesù, attenti a quanto sta scritto nei Vangeli, verranno colti con me in descrizione alcuni sentimenti e pensieri che hanno potuto abitare nella mente, nel cuore di Gesù, quelle ore di prova. Nello
Nello stesso tempo ci lasceremo interpellare da alcune situazioni di vita che caratterizzano nel bene e nel male i nostri giorni. Un uomo, Carmelo Cavornetto, una donna, una terza stazione, Tiziana Ravisarda, una donna, una quarta stazione, Gabriella, e giustamente Maria, Gabriella Torrisi. L'uomo Cireneo e Gaetano Ciardello, la Veronica Angela Colorano, una donna Anna Maria Caruso, un'altra donna Marcella Gatti, un'altra donna Cettina Caschetto, il soldato Giambattista Fassiolo, Giovanni, Danilo Amato, Maria, ecco, Gabriella Torrisi, l'ultima stazione che presenta Giuseppe d'Arimatea, Maria, Ragusa, Antonino e Gabriella Torrisi. Gesù e Angelo Cagno. Adesso diamo inizio a questo momento di preghiera. Ecco, ci spostiamo e ci leggiamo ancora le porte della Chiesa. Dal Vangelo secondo Marco.
Pilato disse loro di nuovo: che cosa vorrete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Ho appena celebrato la Pasqua, prima della mia passione. L'avevo molto desiderata, prima di tornare a te, oh Padre. Improvvisamente però è stata turbata. Ogni discepolo diavolo ha messo nel cuore di tradirmi. Nel giardino del Getsemani mi è venuto incontro, con un gesto che significa amore. Mi ha salutato dicendomi: salve, Rabbì. E mi ha dato un bacio. Che amarezza in quel momento. Un gesto d'affetto cambiato in tradimento. Quante volte l'amore viene cambiato in odio, in rancore, in rabbia. Aiuto, Padre, tutti i miei discepoli a non fare mai questa esperienza. A te, Padre, affido i miei discepoli, affinché tu li custodisca nell'amore e nell'unità, come io e te, Padre, siamo una sola cosa. Quali sono i tuoi debiti, oh Gesù? Forse perché hai guarito le prostre e i paralitici, forse perché hai risuscitato Lazzaro, o forse perché hai sfamato tanta gente. Quali sono i tuoi debiti? Perché ti hanno portato da me? Per scoprire la verità? Ma quale verità? La mia? La tua? O quella del Sinedrio? Ma quale verità? Mi colpisce la tua pazienza, la tua innocenza, la tua bontà, il tuo non dire niente nei confronti di chi ti accusa, ti condanna e ti giudica. Mi colpisce la tua pacatezza e la tua dolcezza nel rispondere a quelle poche, semplici ma profonde domande che ti feci. Sei tu il re dei Giudei? Tu lo dici. Una risposta sconvolgente che mi ha veramente messo in crisi. Come quell'altra frase detta: che cos'è la verità? Io di sicuro non scoprirò mai cos'è la verità, ma non ho altra scelta. Non trovo in lui alcuna colpa, ma subito lo condanno. Lo rilascerò, ma prima, per accontentarvi, lo farò flagellare. Farò capire a voi come si accusa un innocente e con quanta cattiveria lo si voglia condannare. Ma il vostro cuore duro e cattivo non comprenderà mai l'innocenza di una persona. Il sentimento di un gesto, la dolcezza nelle parole. Mi lavo le mani con quell'ipocrisia a dire: non è colpa mia, ma è vostra. Ma anch'io ho contribuito alla condanna di un innocente. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutte le coppie cristiane, perché vivano la loro unione affidandosi e consacrandosi all'amore di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le famiglie, affinché, affondando le loro radici nella certezza della risurrezione, vivano sempre nella pace, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per ogni famiglia nascente, perché faccia di Dio il centro della propria vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Gesù, il tuo popolo ti rifiuta. Sei condannato dall'odio, tu che non hai cessato di proclamare la verità dell'amore. Fa che entrino nel nostro cuore quei sentimenti di misericordia, di amore, che tu hai per tutti noi. Te
Pregoriamo per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre de Buon Frate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Padre per me, ai miei amici, ho detto che questa vita conoscere te, benedicimus tibi. Via per Santa Crucem tua, Redemissimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nella seconda stazione Gesù riceve la croce. Ti auguriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redenti il mondo. Evangelo secondo Giovanni. Ora le guardie presero Gesù e lo fecero andare fuori dalla città, gli posero la croce sulle spalle. Così, portando la croce, egli si avviò verso il luogo del cranio, detto Golgota. Circondano i soldati del governo. Per loro non sono più una persona, ma una cosa. Su di me vogliono giocare, prendermi in giro. Perciò mi vestono da re. Mi percuotono la testa con una canna. Mi sputano addosso. Mi conducono fuori e lì, sulle mie spalle, mi mettono una croce di legno, simbolo di tutto quel male e i peccati che portano nel cuore. Mi echeggiano in me le parole del profeta Isaia sul servo del Signore. Si dice che non abbia parvenza di bellezza, è disprezzato, è l'uomo dei dolori, come un agnello condotto al macello, viene eliminato dalla terra dei viventi e per possa quel servo sono io. Per svelare la grandezza dell'amore di Dio per l'uomo, un amore silenzioso, oblativo e sacrificale. Ecco la tua croce, oh Gesù, ecco la tua corona, oh Re dei Re. In essa ci sono tutti i peccati del mondo, tutte le sofferenze in vita, le violenze, gli attentati contro la vita umana, il disprezzo per ogni uomo e in ogni donna, le offese, le immoralità, il voler fare a meno di te, il voltarti le spalle e trattarti come un uomo. Ogni spina è un'offesa a te, un'offesa ad ogni tua creatura. Ecco la tua corona, o Re del Re, portala perché per questo sei. Portala perché salendo sul trono della croce non solo ci perdonerai i peccati, ma ci insegnerai soprattutto ad amare, ad accogliere, a volgerci a te, a riconoscerti in ogni uomo e in ogni donna,
in ogni bambino, in ogni bene. Portala, perché solo così potremo avere la vita ed averla in abbondanza. Diciamo insieme, Signore aiutaci. Signore aiutaci. Signore, aiutaci a comprendere che i figli sono dono che tu offri gratuitamente e che non sono una proprietà da gestire a proprio piacimento. Preghiamo. Signore aiutaci. Signore, aiuta tutte le coppie che non hanno figli e fa che non sentono la sterilità come un'umiliazione. Preghiamo. Signore aiutaci. Signore, in questi tempi di manipolazione e violenza genetica emerga sempre il rispetto della vita. Preghiamo. Signore aiutaci. Oh Gesù, nella vita hai già percorso tante strade, consolando afflitti, guarendo malati. Ora, come il buon pastore, prende sulle spalle la pecorella smarrita. In questa croce ruvida e pesante, tu porti tutti noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre, che voi fate, che le grazie del Signore siano impresse nel mio cuore. Percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per la nostra iniquità. Quello lì c'è la cosa sì, quello lì c'è la cosa rossa. Macilio. Andiamo con i passi. Questo è un calvario. Ho già perso molto sangue. Mi è difficile reggere il peso del tempo che devo portare. Così cado a terra. Qualcuno mi rialza. Attorno a me c'è tanta gente. Mi è di certo chi mi vuole bene. Altri invece sono soltanto dolorosi. La folla guarda. La sento gridare. C'è chi mi vuole morto, c'è chi mi vuole vivo, chi mi accusa e chi mi prende in giro. L'uomo, quanto è strano,
penso Giovanni Battista, che all'inizio della mia vita pubblica disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ora si rivela la verità di quelle parole, parole vere, che forse nessuno comprende. La verità della croce si esprime nel caduto di Gesù sulla via del Golgota. La croce è un peso, il suo peso supera le forze dell'uomo. L'uomo cade sotto la croce, Gesù Cristo cade sotto la croce, ed è proprio sotto la croce che Gesù manifesta la sua potenza. Quando tutto sembra ormai perduto, lui si rialza e continua a camminare. Le debolezze, fisiche o morali che siano, sono sempre compagne della nostra vita. Siamo inclini alla caduta, fisica e morale. Peccati e malattie si intrecciano nella mente, e mentre nessuna colpa è da debitarci per le nostre malattie, tutto ci è debitato per i nostri peccati, e perciò cadiamo spesso. Gesù è sempre disposto a rialzarci, a perdonarci 70 volte 7, purché sinceramente pentiti. La debolezza di Gesù è solo fisica, non è morale. La forza della debolezza e la parola del silenzio, ecco il contenuto della prima caduta. Oh Gesù, questo è il giorno nel quale non dobbiamo somigliare al fariseo che loda se stesso, ma al pubblicano che non osa nemmeno alzare il capo, e perciò chiediamo con fiducia a te, agnello di Dio, il perdono dei nostri peccati, i pensieri, parole, opere e omissioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Gesù, tu hai trovato la forza nella preghiera. Fa che anche noi possiamo attingere, e quando siamo tentati dalle cose del mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, accresci i sentimenti di perdono e stima in ogni coppia, e fa che l'uno trovi nell'altra la forza di superare le tentazioni interiori, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gesù, il matrimonio cristiano è un'alleanza formata sull'amore. Sostieni tutte le famiglie perché vivano sempre nella fedeltà ad essa, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Oh Gesù, tu sei il Figlio di Dio che cadi sotto la croce. Abbi pietà di noi, così facile a cadere sotto il peso della tentazione. Donaci il tuo aiuto perché possiamo risollevarci dal nostro peccato. Santa Madre, che voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sempre più
sempre più. Nella quarta stazione Gesù incontra la madre. Ti adoriamo Cristo e tu benediciamo. Perché con la tua santa luce vedendo il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di morti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. C'è mia madre tra le figlie. Non riesco a provarla. Ma quanto è proprio. Il sangue mi è sceso anche sul volto. Sento la sua presenza. Silenziosa, attenta. Mi segue da lontano con il suo sguardo. Sguardo che non mi lascia per un minuto. Pensa alla sua sofferenza, al suo dolore, quanto mi ha soffrire. Ma davvero, appena 40 giorni, l'hanno portato secondo la legge di Mosè, al tempio dello profeta, a mio padre e a mia madre, al loro profeta. Mamma. Si chiamava Simeone. Mi prese tra le braccia e disse che io sarei stato un segno di contraddizione, e che a mia madre una spada avrebbe trafitto l'anima. Ma ora, in questo momento, sono in realtà bruciante per lei e per me. Oggi trovo pieno compimento l'offerta di qualcuno. Durante la vita ho sperimentato il dolore di tutta la madre, dalla nascita, il partorire in una grotta, il fuggire in un paese straniero e poi nascondersi. Quante sofferenze, accuse, il parlare male del figlio. Tutte sofferenze. Pulbilata nell'arresto, processo e condanna a morte. E ora come mamma soffro. E penso alle tante mamme che soffrono per un motivo o per un altro. Ma il dolore è ancora più grande quando il figlio ha procurato. Quando le mamme piangono, ci rassomigliamo tutte. Le lacrime hanno lo stesso colore e sapore. Ma è il cuore trafitto che sangra di un dolore indescrivibile. E io sono mamma, e quale mamma? Ed è una tragedia per me vedere mio figlio in questo incontro. Oh figlio mio, di stirpe divina, ti lasci trascinare dalle mani di questi malvagi e lo sopporti. Ti sei fatto mettere in catene, tu, che sei il liberatore dalle catene di questo genere umano incatenato. Dimmi una sola parola, non passare oltre in silenzio davanti alla tua serva che è divenuta tua madre. E infondo nel mio cuore la grazia di sopportare questa dolorosa volontà. Ma non sono disperata, sono fiduciosa, mi affido a colui che ama tutti. Oh Gesù, illuminami con il tuo sguardo, riempimi del tuo amore e fa che più eloquente di qualsiasi parola sia uno sguardo incorniciato di lacrime e di amore. Diciamo insieme: Signore guidaci. Signore guidaci. Per i genitori, perché guidati da Cristo realizzino pienamente la loro vocazione alla paternità e maternità, preghiamo. Signore, guidaci. Per i genitori, perché in questa società consumistica
sappiano accompagnare nel cammino di fede i propri figli, preghiamo. Signore, guidaci. Per i genitori, perché siano sempre concordi nel guidare i loro figli verso la maturità umana e cristiana, preghiamo. Signore, guidaci. Oh Gesù, tu incontri lo sguardo affettuoso e addolorato della tua mamma. Quanta differenza c'è in lei, eppure così che ella collaborerà alla salvezza di tutti gli uomini. Aiuta e benedisci tutte le mamme che per un motivo o per l'altro soffrono per i propri figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Anna, Anna. Sono più bianco della neve, purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Nella quinta stazione, il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Venivo tranquillamente dalla campagna
quando all'improvviso ho sentito gridare e ho visto tanta confusione. In un baleno le guardie di scorta mi prendono e mi scaraventano là, davanti a lui, sfinito, pieno di sangue. Il suo sguardo mi dà la forza di portare la croce per costrizione. Mi resto senza parole. Senza la forza di abbandonare. Il suo sguardo mi incute terrore, mi abbandona. Ma mi dà la forza, mi dà il coraggio. Una volta ho sentito dire: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Ma io non sono degno di Gesù, non voglio essere degno, non posso essere degno di un uomo innocente che viene condannato alla morte di croce. Non voglio, ma mi costringo. Quanti di noi sono costretti ogni giorno a portare la croce? Quanti vorrebbero sfuggirla? Ma è soltanto guardando ad essa con coraggio che si deve avere la speranza di superare i momenti. È un simbolo, la croce, dato a noi uomini per farci ricordare sempre il suo amore verso di noi. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per tutti gli sposi cristiani, perché si sentano chiamati in prima persona a prendere parte viva alla missione della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti gli sposi, perché vivono in pienezza il loro matrimonio cristiano, come esperienza piena di senso e come buona notizia per tutte le famiglie, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti gli sposi, perché rendano la loro dimora luogo accogliente, dove si riceve e si trasmette il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Chi non ha bisogno di un cielo. Signore Gesù, tu hai detto che si è più grande nel dare che nel ricevere. Rendi disponibili anche noi a svolgere il compito del cireneo. Chi osserva il nostro stile di vita si è incoraggiato vedendoci coltivare ciò che è bello, giusto, vero, essenziale. Chi è fragile ci vedrà umili perché per molti aspetti siamo fragili anche noi. Chi riceve da noi segni di gratuità. Santa Madre le vuoi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi, da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre
che li servivano con i loro beni. Camminavo un bagaglio di persone. Chi gridava in un modo, chi in un altro. Incomprensibili erano le parole. Tra la folla ci sono molte donne. Il gesto gentile sospinge una di loro ad avvicinarsi per asciugarmi il volto. Quel gesto fa riemergere nella mia mente i miei diversi incontri. Uno risale ad una settimana fa. Ho cenato per amicizia a Betania. Ospite di Marta, Maria e Lazzaro. Maria mi ha cosparsi i piedi di un olio profumato di Veronardo. Le ho detto con sua grande sorpresa di conservarlo per la mia sepoltura. Mi vedo anche al pozzo di Sica, stanco ed assetato. In quel momento arriva una donna samaritana con una brocca. Le chiedo dell'acqua. Dell'acqua che zampilla per la vita eterna. Sembrava aspettasse questo dono per aprire il suo cuore. Voleva dirmi tutto di sé. L'ho vista con grande meraviglia scavare dentro la propria coscienza. E tornando in paese parlava di me dicendo che sia lui il Cristo. Sì, l'incontro ti cambia, ti trasforma. Ti dà quella gioia di testimoniare agli altri quello che hai tu nel cuore. Mi trovavo lì, accanto alla strada, a vedere quell'uomo pieno di sangue, stanco, sfinito, a portare la croce. Anche se fu aiutato, lui era lì ad abbracciare quella croce. Ho compiuto l'azione buona. Ho compiuto un'azione spinta dal cuore. Mi sono distaccata dal gruppo e mi sono avvicinata a lui per asciugare il suo volto con il grembiule che portavo con me. Volevo asciugare il suo sangue. Volevo vedere il suo volto, quel volto pieno di sangue, quel sangue che impediva di vedere i suoi occhi. Appena pulito, ho notato il suo sguardo. I suoi occhi, sì, erano pieni di sofferenza, ma anche di amore. Uno sguardo che mi ha stravolta, cambiata. Uno sguardo che voleva comunicare che il suo era un atto d'amore nei confronti degli altri e anche di me. Pochi gesti. E subito i soldati mi fecero allontanare dal prigioniero. Porto con me il grembiule. Il suo sguardo penetrante è un suo grande ricordo. Dal sudore del sangue di Gesù assorbito dal velo è nata l'immagine del suo volto. Questa immagine è divenuta la testimonianza di una particolare verità. In ogni atto d'amore è impresso il volto di Cristo. Questa impronta rimane nel mio cuore e nel cuore di tutti e dell'umana coscienza. E tutti aspettano che essa gli risponda con l'amore, così come ho fatto io sulla via della croce. Ed è nel nostro intimo più profondo che si realizza la sincerità del nostro amore verso il Signore. Diciamo insieme, Signore illuminaci. Signore illuminaci. Signore, tieni sempre accesa la fiamma dell'amore in tutte le famiglie e fa che non cadano mai nell'indifferenza, preghiamo. Signore, illuminaci. Signore, fa che tutte le coppie non cadano nell'abitudine del quotidiano, ma giorno per giorno trovino nell'altro la novità che dà gioia, preghiamo. Signore, illuminaci. Signore, fa che tutte le coppie si riscoprano ogni giorno rivivendo le meraviglie del tuo amore, preghiamo. Signore, illuminaci. Oh Gesù,
una semplice donna di grande coraggio ha un gesto di compassione per te. Si fa avanti, asciuga il tuo volto coperto di sangue e di sudore. Fa che su tutti gli uomini risplenda sempre la luce del tuo volto, che è volto di misericordia e di salvezza. Santa Madre de voi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sono chiamato a
a rivelare l'amore di Dio per l'uomo, a rivelare la misericordia di Dio per ogni singolo uomo. Gesù cade per la seconda volta. Perché? È forte stanco? Sei stressato? Sei stremato? No. Cade perché non solo la sua schiena è gravata dal peso di quella legnosa croce che è stato costretto a portare, ma perché ti sei fatto carico dei nostri peccati, dei nostri dolori e delle nostre sofferenze. E noi, davanti a tanta generosità, cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo condannato. Perché? Ma qual è stata la tua colpa? In che cosa hai trasgredito la legge? In uno dei suoi tanti discorsi in cui si rivolgeva alla folla, dicesti che non eri venuto per abolire la legge, ma per dare ad essa compimento, al punto tale che hai dato la tua vita per ognuno di noi. Gesù, ti prego, trasforma i nostri cuori di pietra in cuori di carne e falli palpitare di quell'amore, del tuo amore, quell'amore per il quale sei stato condannato perché nessuno lo ha capito. E fa che per noi sia quella forza che ci distingua davanti a tutti affinché possiamo amarci l'uno nei confronti dell'altro. Cuore mio, custodisci e consola. Apriti, cuore mio, sii largo come il cuore di Dio. Apriti per portare speranza. Apriti per prenderti cura. Apriti per ascoltare. Apriti per mettere ungento sulle ferite. Apriti per donare luce a chi è nelle tenebre. Custodiscimi e consola, oggi, domani e sempre. O Gesù, torni a cadere, benché Dio hai preferito assumere la condizione di debole, di servitore. Sostieni la nostra fragilità quando siamo sul punto di fermarci, di cadere o di tornare indietro sulla via del bene. Santa Madre, devo fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria è segno d'amore, il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. Ti saluto, croce santa, che portasti il mondo. Adoramus te Christe, et benedicimus te. Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, le quali si battevano il petto, facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Giorni fa, il mio ingresso in Gerusalemme, una piccola folla di discepoli mi ha fatto festa. Mi ha pure acclamato dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. E la sua semplicità, quel momento è stato solenne, eppure i farisei hanno mostrato di non gradire.
La festa non ha impedito le lacrime provocate dalla vista della città. Adesso che cammino faticosamente verso il Golgota, risuonano voci di donne che fanno lamento su di me e si battono il petto. Grande è il sentimento e la tenerezza di noi donne pronte a percepire il dolore di una madre per la triste realtà del figlio. Al cuore addolorato di Maria, come in un coro funebre, noi donne di Gerusalemme ci associamo mostrando un amore magari imperfetto, ma perlomeno sincero. Noi siamo donne coraggiose perché non ci uniamo a vociferare proprio da maschile, anzi ci distinguiamo per la nostra umanità e la nostra comprensione. Ascoltare le parole, donne di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli, sono parole che suonano strane, ma sono parole di comprensione, ma nello stesso tempo di ammonimento. Con queste parole Gesù risponde al nostro pianto e al nostro lamento mentre lo accompagniamo sulla via della croce. Sono parole di consolazione e di speranza, perché Gesù non ci abbandona, non ci lascia da solo. Perciò non piangete sulle vostre malattie, non piangete sul vostro dolore, non piangete sul vostro lutto, perché c'è sempre la speranza, sì, la speranza è guardare lui. Nella luce della Gerusalemme del cielo. Signore Dio, ci hai chiamati alla Gerusalemme del cielo, che è la tenda di Dio con gli uomini. Ci hai promesso che la verrà asciugata ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Tu sarai il nostro Dio e noi il tuo popolo. Custodisci in noi la speranza che dopo il tempo faticoso della semina delle lacrime arriverà quello gioioso della mietitura. Oh Gesù, la tua gente ti spinge fuori, fuori dalle porte e ti crocifigge. Signore, aiutaci a capire questo tremendo mistero che fa che non riusciamo, che noi riusciamo ad ascoltare le tue parole e a convertirci. Santa Madre, devi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Christet benedicimus te. Non una stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo, ti benediciamo. E con la tua santa croce rende il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Il mio viaggio terreno sta per finire. Quando sono nato, mia madre mi ha deposto in una mangiatoia. Ho trascorso quasi tutta la mia vita a Nazareth. Mi sono immerso nella storia del popolo eletto. Come inviato itinerante del Padre, ho annunciato la grandezza del suo amore, che non dimentica nessuno, la lunghezza del suo amore, fedele attraverso tutte le generazioni, e l'altezza del suo amore, speranza, che vince anche la morte, ma è per la sua profondità del suo amore che mi ha inviato, ma non per i giusti, ma dei peccatori. Molti mi hanno ascoltato e seguito, diventando miei discepoli. Altri invece non mi hanno capito. Alcuni poi mi hanno combattuto e infine condannato. Ma adesso sono chiamato a rivelare
l'amore di Dio per l'uomo, a rivelare la misericordia di Dio per ogni singolo uomo. Ha accettato la volontà del Padre di venire sulla terra, di assumere le nostre sembianze umane e assomigliarci in tutto, tranne nel peccato. Attraversa la via del Calvario, oppresso, disarmato, sofferente, soffocato, come un uomo qualunque, senza un lamento e in silenzio. Questo dovrebbe farci capire che quando siamo nella sofferenza, nelle prove della vita, nel dolore, che tu sei con noi. Ma perché non sentiamo la tua presenza? Perché non ci abbandoniamo a te? Perché è nel dolore, nella sofferenza, che tu sei vicino a noi e ci sussurri. Non avere paura, io ti amo. Gesù, insegnaci ad abbandonarci a te e a sentire le tue braccia intorno alle spalle quando siamo nel dolore e nella sofferenza. Abba Padre, Signore Dio, noi osiamo dire di te Padre nostro. Pensare noi stessi come figli è un dono meraviglioso di cui ti siamo eternamente grati. Sappiamo, Padre, di non essere soltanto un granello di polvere nell'universo. Ci hai donato una grande dignità, ci hai chiamati a libertà. Liberaci da ogni forma di schiavitù. Non lasciarci vagare lontano da te. Custodiscici, oh Padre, ognuno di noi. Custodisci ogni uomo che abita la terra. Oh Gesù, è la tua terza sconvolgente caduta. Tu ami gli uomini, lasciandoti schiacciare dal peso della croce per salvarli. Vere più che mai le parole del profeta Geremia. Peccatore, ti ho amato di amore eterno. Per questo ho pietà e misericordia. Santa Madre de voi fare che le piaghe del Signore siano in... Adoramus te Christe et benedicimus ti. Unia per sancta croce tua, Madre bellissimo. Giunti alla decima stazione, Gesù è spogliato dalle sue vesti. Ti adoriamo Cristo, ti benediciamo. Dalla Vangelo secondo Matteo. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. Che umiliazione! E giunti al Calvario. E subito dopo avrebbe tolto la croce dalle spalle. Con rabbia, mi strappano l'unica tonica che indosso. Sto in silenzio. Mi sento umiliato. Da un gesto apparentemente banale. Sono già stato spogliato ore fa. Mi hanno spogliato della mia dignità, della mia intelligenza, del mio modo di essere e di vivere. Non possiedo più nulla. Non ho nulla. Il mio pensiero va a mia madre qui presente. La mia umiliazione è pure la sua. Anche così hanno trafitto la sua anima. A lei devo la tunica che mi è stata strappata, che è simbolo del suo amore per me.
frutto possono togliere. Ma nessuno riuscirà a strappare dal mio cuore l'amore grande e infinito che ho per l'uomo. Era arrivati sul Golgota, abbiamo offerto a Gesù una bevanda embriante per alleviare il dolore, ma lui rifiutò. Vuole conservare anche la piena, sia anche umanamente piena, misura della sofferenza. Egli non ha voluto diminuire in alcun modo la tortura della crocifissione, come se volesse che la crocifissione lo portasse all'estremo. In tutto questo, non una parola, non una protesta, non un lamento, solo silenzio. Cioè si stava distruggendo il suo corpo e lui che fa? Silenzio. E nel silenzio risuonavano i colpi del martello che conficcava i chiodi. Già Gesù era stato spogliato dalle sue vesti e così le ferite inflitte dalla flagellazione furono alla vista di tutti. Ecco, la flagellazione esprime l'immagine di un re. Ma quale re? Un re condannato a morte, un re crocifisso, altro che un mistero. Io riflettevo, meditavo e intanto venivo coinvolto dagli altri soldati a tirare a sorte l'unica cosa che il condannato possedeva, la sua tunica, un ricordo da portare a casa. Le due vie. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, che non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. O Gesù, nato povero e vissuto povero tra i poveri, ora ti sono strappate crudelmente anche le tue vesti. Signore misericordioso, tu ci hai dato tutto di te fino ad essere spogliato di ogni cosa. Santa Madre, che vuoi fare? Che ne... per Santa Croce tua redemissimo. Siamo giunti alla 11ª stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Dopo avermi spogliato, mi sollevano con forza e mi sdraiano sulla croce. Mi stanno inchiodando mani e piedi, le mie braccia sono allargate, i chiodi penetrano dolorosamente nella mia carne, sono bloccato nel corpo, mi fissano sulla croce, mi alzano, non posso muovere, il dolore dei chiodi nelle mani e nei piedi è uno strazio nel mio corpo, nel cuore. Sono bloccato, ma libero. Libero nel cuore e nelle parole. Libero. Come liberamente sono andato incontro alla mia passione. Libero perché abitato dall'amore infinito e misericordioso. Un amore che vorrebbe includere tutti. Osservo che mi sta crocifiggendo e penso a coloro che glielo hanno comandato e dal profondo del mio cuore esclamo: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Oh amato,
è perdonato. Accanto a me, altri due condannati alla crocifissione. Uno di loro mi chiede di ricordarlo quando sono nel mio regno. Sì, gli dico, oggi con me sarai nel paradiso. Che dolore, che sofferenza. Quando Gesù cadeva sulla mia verso il Golgota, era il peso della croce a schiacciarlo a terra. Ma ora è diverso, è innalzato. Egli è appeso alla croce, è attaccato alla croce per mezzo dei chiodi. Il suo corpo non può liberarsi dal patibolo della croce. Era lì, appeso, ingiustamente, insieme a due ladroni condannati per un reato. Ma lui perché fu condannato? Non si sa. Chi dice fosse re dei giudei, chi un profeta, chi un impostore, chi il figlio di Dio. Ma in tanti anni di carriera io mai, dico mai, ho incontrato un uomo con il suo modo di fare, il suo temperamento, soprattutto il suo silenzio. Un silenzio carico di emotività, espressione di amore. Ecco, con questo silenzio lui vuole farci capire che il gesto della croce è più grande e profondo. Come a voler dire, ecco, io sono qui, con le braccia attaccate alla croce, per dirti quanto ti amo, per accoglierti, io ti aspetto. Ecco allora il significato del suo silenzio. Amore, perdono e accoglienza. Signore Gesù, hai abbracciato la croce per insegnarci a dare la nostra vita per amore. Nell'ora della morte hai dato ascolto al ladrone pentito. Salvatore innocente, sei stato annoverato fra gli empi. Ti sei sottoposto al giudizio dei peccatori. Abbi pietà di noi. Oh Gesù, tra dolori atroci, i chiodi ti fissano sulla croce. Noi ti adoriamo, divino crocifisso, sui nostri altari. Sei segno della redenzione e dell'amore di Dio. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano in... Adoramus te Christ et benedicimus Dio per Santa Croce. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce del mondo. Le parole di Gesù in croce. Gesù, gridando a gran voce, disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi rivolto alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Al discepolo Giovanni: ecco tua madre. Disse: ho sete. E infine disse: tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sulla croce, Gesù, hai pregato. Proprio in questo modo hai raggiunto il culmine della tua vocazione messianica. In quel momento ti sei rivolto a tua madre e a me, Giovanni. Attraverso di noi ti rivolgevi anche a tutti gli uomini. Tutti siamo stati affidati a tua madre. Ci hai chiesto di accoglierla nella nostra vita per essere custoditi da lei, come lo eri stato tu. Siamo fortemente impressionati dal fatto che, lungo una agonia durata ore, tu abbia gridato a gran voce a Dio con le parole del Salmo 21, che esprimono le sofferenze, ma anche le speranze dei giusti. Nel dolore e nella sofferenza pregavi, ti abbandonavi a tuo padre, anzi hai detto: Padre, nelle tue mani consegno il tuo spirito. Tutto con te, la tua vita, la tua missione, la tua vocazione, le tue parole, tutto con te. Ma non finito. A
accettò la morte, la vera morte umana. Ha scelto la morte di croce. Eppure Gesù Cristo, uguale a Dio nella divinità, come figlio al Padre, divenuto simile agli uomini nella totale obbedienza, ha accettato la vera morte dell'uomo. E con questa obbedienza, fino alla morte, ha vinto la morte. Ha vinto la morte perché ha vinto il peccato. Gesù muore sulla croce, in mezzo ad orribili sofferenze. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Perché l'amore sia sempre fedele e totale, come l'amore di Cristo per la Chiesa, preghiamo. Ascoltaci Signore. Perché l'amore, sgorgato da Cristo crocifisso, possa crescere sempre più alimento dell'Eucaristia, preghiamo. Ascoltaci Signore. Perché ognuno di noi impari dall'albero della croce ad aprirsi a stagioni sempre nuove, preghiamo. Ascoltaci Signore. O Gesù, sulla tua croce sta scritto: Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma tu sei il re di tutti i popoli. Dalla croce ami tutti gli uomini e li salvi. Santa Madre, devi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Da bambino, da neonato.
dolore, che sofferenza! Un corpo flagellato, pieno di sangue, che non reagisce a nessun abbraccio e a nessuna carezza. Mi vengono in mente le parole del vecchio Simeone, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sì, è vero, una spada ha trafitto la mia anima, il mio cuore. Il mio cuore sacro, senza sangue, è paralizzato, ma batte in maniera convulsa. Lo tengo fra le braccia, abbraccio un corpo senza vita, ma nel cuore, dolorante e sofferente, porto le parole che tu, oh figlio mio, mi dicesti. Dopo 3 giorni risorgerò. In te, Gesù, parola fatta carne, siamo chiamati ad essere la Chiesa della Misericordia. In te, povero per scelta, la Chiesa è chiamata ad essere povera e amica dei poveri. Contemplando il tuo volto, il nostro non potrà essere diverso dal tuo. La nostra debolezza sarà forza e vittoria se ripristinerà l'umanità e la mitezza del nostro Dio. Oh Gesù, solo la tua madre e pochi amici, accanto alla tua croce, ti danno un ultimo saluto. Come aveva predetto il profeta Isaia, faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. In quel giorno grande sarà il lamento. Santa Madre di voi Padre, che venga del Signore, siano impresse nel mio cuore. La redenzione è stata, essi
una nuova identità di vita e di morte e di mortalità. Cristo Gesù, tutti camminiamo verso la nostra morte, la nostra tomba. Permettici di fermarci in spirito accanto al tuo sepolcro, che la potenza di vita che in esso si è manifestata raffigga i nostri cuori. Santa Madre, Yeah.
Ascolta, o Padre, il grido del tuo figlio che per stabilire la nuova ed eterna alleanza si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Chiedere che il Signore ci benedica. Ricordo che la chiesa rimane aperta fino a mezzanotte, alle 10.30, 10.30 sarà il momento di preghiera guidato. Scenda, o Padre, la tua benedizione su di noi, venga il tuo perdono, si accresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo questo canto ci raccogliamo nel religioso silenzio e viviamo la nostra adorazione verso il Signore nel silenzio.